Ed eccoci qui di nuovo dal baule delle meraviglie a parlare della bellezza, la bellezza che salverà il mondo. Parleremo, come sapete, d'arte, letteratura, di tutte queste cose, ma oggi vorrei portare alla vostra attenzione una riflessione particolare. In questi giorni di quarantena in cui siamo costretti a stare a casa, in cui per il bene di tutti dobbiamo stare a casa, che cosa fate? Guardate Netflix, Amazon, prendete i libri su Kindle, leggete i cartacei che avete in casa se, o quelli che avete fatto ancora in tempo a comprare prima che chiudessero le librerie, oppure ascoltate musica e guardate un po', proprio all'arte, proprio alla bellezza dell'arte ci si dedica in questi momenti di difficoltà, perché è l'unica cosa che effettivamente parla alla nostra anima, che può aiutare la nostra anima a non deprimersi. Ma ricordatevi che dietro a questi film meravigliosi, a questi thriller spettacolari che vi tengono incollati alle pagine, a questa musica che ascoltate che vi fa battere il cuore, ci sono musicisti, scrittori, attori, sceneggiatori, costumisti, non andrò avanti, ma mi auguro che quando tutto questo sarà finito ci ricorderemo che anche gli operatori culturali fanno il bene della società. Dunque, non diciamo loro: sì, vabbè, ma per te è facile, dai, suonami qualcosa, vieni, ti pago in visibilità. Ecco, questo cerchiamo di evitarlo se fosse possibile. Ricordiamoci che proprio in questi giorni è la bellezza dell'arte ad aiutarci. E vi faccio un esempio ancora più forte, forse, per chiarire al meglio questa situazione. Proprio oggi, alle ore 18, a quanto pare, c'è un flash mob nazionale. Hanno chiesto a tutti, e ci sarà questo flash mob in tutte le città d'Italia, di suonare e cantare dal balcone, dalla finestra, per far diventare tutta Italia un grande concerto a cielo aperto. Canteremo e suoneremo, tutti quanti insieme e guarda un po', è stata scelta proprio la musica, è stato scelto il canto, è stata scelta una forma d'arte, perché è l'arte che parla al cuore, che parla all'anima e che evita di deprimerci o di diventare nulla, di guardare il nulla. Dunque ricordiamocelo, la bellezza, ve lo dico e ve lo ripeto, salverà il mondo.